Interrogazioni urgenti sul tavolo del presidente del Consiglio Comunale di Sesto Levante. Gruppi consigliari di minoranza chiedono chiarimenti a Santa Margherita. Importanti lavori in partenza a Chiavari. Gruppo di alpini di Apallo in festa. Aria buona e relax interiore a Borzanasca. Stagione teatrale 2018 del Teatro di Cicagna al via. Signore e signorine telespettatrici, signori telespettatori, grazie della vostra presenza e benvenuti al TG Tigullio di quest'oggi, sabato 22 settembre. In apertura abbiamo uno spazio dedicato alla pagina amministrativa, soprattutto ad alcune mozioni che sono state presentate da consiglieri comunali e a Sesto Levante e a Santa Margherita, mozioni che richiedono urgente risposta. E andiamo nel dettaglio a conoscere le prime, quelle proposte a Sesto Levante. I consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi di Sesto Levante hanno presentato all'attenzione del presidente del Consiglio Comunale Massimo Bixio due interrogazioni urgenti. La prima inerente all'accertato stato di degrado dell'area antistante e circostante la chiesa di San Nicolò, richiedendo l'urgente verifica della tenuta statica dei muri e la messa in sicurezza della quercia da sughero soprastante il tetto dell'edificio sacro. Con la seconda richiedono un monitoraggio sul territorio comunale di Sesto Levante per constatare l'eventuale presenza della pianta infestante denominata ailanto e gli eventuali provvedimenti che si intenderebbero assumere al fine di estirparla ove fosse presente. Si diceva, da Sesto Levante si passa a Santa Margherita, perché anche qui c'è una mozione, per meglio dire, una mozione divisa in due parti, che viene presentata dai consiglieri di minoranza e che verrà poi proposta nel prossimo Consiglio Comunale. Vediamo nel dettaglio. I gruppi consigliari di opposizione, insieme Santa nel Cuore, Progetto per Santa e La Voce della Città, hanno stilato una mozione che è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in programma mercoledì 26 settembre, l'oggetto della quale è tutela del territorio. Nello specifico, i consiglieri Bernardin, Pastine, Marsano, Bottino e Brunetti rimarcano sulle colline cittadine la diffusione di cantieri edili per nuove edificazioni o ristrutturazione di case già presenti in loco. Ciò, a loro dire, preoccupa alquanto sia gli abitanti che le associazioni ambientaliste, rimarcando la mancanza di controllo da parte degli organi comunali preposti. Per tale motivo, i consiglieri scriventi chiedono alla Giunta di provvedere ad una più attenta verifica sui territori, predisponendo, in accordo con la Polizia Municipale, una squadra di controllo anti-abusivismo. In una seconda interrogazione, i gruppi di opposizione domandano conferma alla Giunta Comunale del blocco dei lavori di realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale vicino al campo sportivo Broccardi. Si chiede infatti se lo stesso blocco sia dovuto al fallimento della ditta incaricata e altresì se nel mentre il sopracitato COC possa ancora continuare la sua opera nella zona attualmente occupata, che peraltro è situata in zona rossa. Rimaniamo appunto in ambito sempre locale, ma in questo caso per parlare di Chiavari e nel dettaglio di improrogabili lavori di condotte alle condotte idrauliche che verranno effettuate a partire da lunedì. Seguiamo il servizio. Inizieranno lunedì 24 settembre gli interventi di potenziamento della rete di smaltimento delle acque bianche cittadine nella zona di Via Fiume a Chiavari, all'incrocio con Corso Genova. Nel dettaglio verrà realizzata una nuova canalizzazione da Via Descalzi fino all'incrocio di Corso Genova, circa 100 metri di lunghezza, completa di pozzetti e di caditoie, al fine di favorire il lineare deflusso delle acque bianche. Il cantiere occuperà la corsia più a ponente di Via Fiume, quindi sul lato ove è presente il distributore di benzina. Il consigliere delegato al ciclo delle acque di Chiavari, Paolo Garibaldi, rimarca come l'opera fosse ormai necessaria al fine di garantire massima sicurezza nella zona sia agli abitanti sia a coloro i quali transitano in Via Fiume. I lavori svolti saranno totalmente a carico del comune chiavarese. Incidente stradale questa mattina a Chiavari, in via Colonnello Franceschi, dove una ragazza di 20 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Dei lievi traumi l'hanno colpita, è stata comunque immediatamente trasportata all'ospedale di Lavagna, pronto soccorso in codice giallo. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso. Il traffico ha subito un breve blocco, ma tutto si è poi immediatamente ricomposto.
Ricordiamo che su comunicazione ufficiale della Regione Liguria, a partire da oggi sino a data da destinarsi sull'intero territorio regionale, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ne deriva che è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo o compiere attività che possano creare pericolo. Ovvio ed evidente che il permanere di queste giornate calde e afose possono creare, laddove è presente della sterpaglia specie secca, un principio di incendio. Attenzione quindi a non neanche lanciare per terra sigarette accese o cerini, perché potrebbero dare vita appunto a brevi incendi. Detto ciò, beh, naturalmente quando arriviamo al sabato, dopo una settimana lavorativa magari ricca di colpi di scena, ricca di notizie, ecco che ci tendiamo a rilassare un poco. E questa fine settimana è davvero ricca di manifestazioni e di eventi. Detto che inizialmente questa fine settimana per l'appunto è dedicata alle giornate europee del patrimonio, quindi un avvenimento che ormai va avanti da qualche anno e che riscuote sempre maggiore interesse e anche partecipazione. Il tema di quest'anno è l'arte di condividere. Si sottolinea soprattutto l'importanza degli eventi proposti, ovvero visite guidate a quei siti che abitualmente non sono usufruibili dal pubblico. Ne deriva quindi che si potrà visitare davvero delle chicche nascoste nel nostro territorio. Essendo molto vasto per l'appunto il carniere di manifestazioni offerte, si rimanda al hashtag Alterniamoci così per conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti e i siti di svolgimento delle giornate europee del patrimonio. Oggi e domani. Due appuntamenti invece collegati fra loro, legati alle tradizioni del nostro territorio, esattamente alla vita vissuta dai nostri avi sul territorio, diciamo costiero, ma soprattutto nell'interno. Si parte da Santo Stefano d'Abeto con la festa dell'agricoltura, una 2 giorni dedicata al mondo agricolo in tutte le sue componenti, dal lavoro nei campi alla, diciamo, cura degli animali, con poi la lavorazione del latte derivato dalla cura delle mucche, eccetera. Nonché ovviamente anche a lavori di livello agricolo terra-terra, ovvero lavorazione del fieno, eccetera. Questo per quanto riguarda Santo Stefano. Se scendiamo, per meglio dire, passiamo nell'altra vallata, dunque in Val Fontana Buona, da rimarcare la quinta edizione della Festa degli Antichi Mestieri, organizzata questa dal gruppo Sparata di Favale in collaborazione con il Comune e l'ausilio del gruppo Facebook Radio Stalla. Ebbene, nel centro di Favale, nelle strette viuzze laterali, sarà possibile trovare, o per meglio dire ritrovare, dei momenti di vita di una volta, quando veramente si viveva bene, nel senso che c'era tranquillità, c'era grande anche, tra virgolette, amore sociale, e poi, beh, poi c'erano quei lavori che si facevano veramente ad arte, sia per quanto riguarda per esempio la falegnameria, i ciabattini, eccetera. Naturalmente nell'ambito delle 2 feste ci sono anche i prodotti locali da degustare e qui saremo sicuri ci sarà il tutto esaurito. Per quanto riguarda nel dettaglio Favale di Malvaro, onde evitare problemi di posteggio, si consiglia a coloro i quali si volessero portare in tale località, viceversa di deviare, portarsi a Bertigaro, dove dal campo sportivo di Bertigaro a Favale sarà operativa una navetta gratuita dalle ore 11 fino al tramonto, quindi ne deriva che è molto meglio lasciare la macchina in zona Bertigaro e poi andare tranquillamente a divertirsi e soprattutto a rivedere ciò che veniva una volta nel nostro territorio con la corriera. Passiamo alle celebrazioni religiose. A San Maurizio di Monti, frazione di Rapallo, festa patronale in questa fine settimana organizzata allo spazio ludico sportivo comunale dal Comitato Amici di San Maurizio. Stasera alle ore 21 vi è il concerto a cura dell'orchestra Caravel. Poi, per quanto riguarda domani, abbiamo innanzitutto la 17 la processione, poi anche alle 21 nuovamente musica con l'orchestra Gianarelli Pietelli. Un particolare non da poco, perché questa sera, vi era il dubbio fino all'ultimo se era possibile o no effettuarli, ci sarà lo spettacolo pirotecnico. In virtù del divieto che avevamo letto poco
pochi secondi fa del divieto regionale di accensione fuochi, ebbene il sindaco di Rapallo, dottor Bagnasco, ha firmato una deroga per lo spettacolo pirotecnico di San Maurizio, quindi si è assunto ogni responsabilità personalmente. Ne deriva quindi che tutto regolare per quanto riguarda lo spettacolo fuochi sparati questa sera ci sarà regolarmente dopo, ovviamente, il divertimento con l'orchestra dei Caravelle. Per quanto riguarda, tornando sempre a San Maurizio di Monti, ma per il la giornata di domani, gli stand gastronomici saranno operativi dalle ore 12 e dalle ore 19. Detto per quanto riguardava San Maurizio di Monti, rimane la festa di San Maurizio operativa anche per Neirone, essendo anche il santo patrono di questa località. Ebbene, per quanto riguarda domani, pranzo e cena ricchi di squisitezze da non perdere, naturalmente. E poi dalle 15:30 alle ore 22, continuativamente, e qui lode e merito a coloro i quali riescono a resistere dopo essersi rimpinzati a dovere, spazio alle danze. Anche in questo caso con la musica dell'orchestra Caravel. Grande divertimento, grande appassionate pranzi, e siamo sicuri che il nostro Fabio Guidoni in una o l'altra saga si infilerà. Lui che è sempre rinomato, come si suol dire, assaggiatore. Grande Fabio Guidoni. Torniamo sul territorio rapallese. Perché? Perché domani vi è anche un importante anniversario, il 21esimo della inaugurazione del rifugio Margherita sul Monte Pece. Vediamo nel dettaglio il servizio. In occasione del 21esimo anniversario dell'inaugurazione del rifugio Margherita sul Monte Pegge, il gruppo Alpini di Rapallo, promotori all'epoca dell'opera e poi gestori della stessa, hanno programmato una giornata di festa con raduno fissato sul posto per le ore 10. Alle ore 11 sarà effettuata l'alza bandiera, quindi un tipico pranzo, pardon, rancio militare davvero alpino, con antipasti polenta al sugo, asado, dolce e vino, il tutto per 20 euro. Alle ore 17 una santa messa sarà officiata nella chiesa di San Maurizio dei Monti, con ovviamente onore a San Maurizio, che è il patrono delle truppe alpine. E come evidenziato nel manifesto, noi avevamo dato per scontato che lo sapevate, ma è ovvio ed evidente che precedentemente alla Santa Messa, alle ore 16, ufficialmente parlando a livello militaresco, c'è la Maina Bandiera, quella che era stata innalzata in mattinata e viene ammainata prima della Santa Messa. Dall'ambito religioso a un ambito più, diciamo, rilassante, perché domani a Bortonasca, per gli amanti delle passeggiate e del benessere mentale, c'è Natur Yoga. Vediamo cos'è anche in questo servizio. Un mix di camminata nel verde e di riflessione con se stessi. Questo è Natur Yoga, organizzato con raduno fissato domani mattina alle ore 9 presso l'abbazia di Borzone. È un'occasione unica per addentrarsi nella natura alla ricerca di serenità interiore, non disdegnando di visitare alcuni fra i più belli ed intriganti tesori che quasi magicamente sono ospitati all'interno della valle. Quindi, come solevano affermare gli antichi, mai come in questo caso, mens sana in corpore sano. A Chiava risiederà domani la Birra Longa, ovvero un'intrigante passeggiata itinerante dedicata alla birra nel centro storico chiavarese. 7 tappe con altrettanti locali che offriranno assaggi di birra. I partecipanti alla partenza del tour riceveranno in dote una card, una mappa indicante ovviamente i punti di assaggio ed un bicchiere con apposita tasca da riporto, utile ovviamente in occasione di queste soste. Il punto d'incontro è presso il San Marco Caffè di fronte alla stazione ferroviaria di Chiavari e si potrà poi scegliere fra 3 fasce orarie quale, o per meglio dire in quale, inserirsi per tali assaggi, per tali degustazioni, beati loro. Le fasce orarie sono 12-14, 14-17, 17-19. Per ulteriori informazioni, birralonga.it. Se effettuo domani, saltiamo di palo in frasca, la presentazione della stagione teatrale 2018 del Teatrino di Cicagna. Andiamo ancora una volta a seguire il tutto nel servizio che segue. Domani alle ore 17 presso il Teatro di Cicagna avverrà la presentazione della stagione teatrale 2018.
Si tratta dell'ottavo anno di attività, con spettacoli che, a partire dal prossimo 7 ottobre, avranno a svegliare o quantomeno a ridestare dal torpore tutti gli amanti della prosa e non solo, del teatro in generale. Si inizierà, come detto, il 7 ottobre, quando la compagnia Artemis Levante di Rapallo proporrà per il settore di prosa l'opera Il Vizietto, già prodotto sul grande schermo dal duo Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Si andrà avanti poi fino al 27 aprile, quando il sipario calerà dopo la prosa Dracula il vampiro, questa a cura del Teatro dell'Ortica. Nel mezzo tanti altri spettacoli di teatro dialettale, ma non solo. Anche nomi di rilievo nazionale saranno presenti al Teatrino di Cicagna. Fra questi i cabarettisti Enzo Paci, Leonardo Manera, Carlo De Neri, Stefano Lasagna. Pure proposto un recital da parte dei Buio Pesto ed anche un musical adatto a tutta la famiglia dal titolo Savuti Dream ricordando il Re Leone. Il tutto è a cura della Media Quality di Enza Nalbone e Sergio Giunta, che dirigono il Teatro Comunale di Cicagna. Quale ulteriore novità di quest'anno, gli spettacoli di prosa verranno presentati anche alle ore 16 della domenica pomeriggio e l'acquisizione di un abbonamento a 10 spettacoli consentirà all'acquirente di godere di un abbassamento del prezzo. Dai 90 euro dello scorso anno si scenderà ad 85 euro. Un appuntamento dedicato ai più piccoli, ne hanno ben d'onde. Domani a partire dalle ore 16 presso l'anfiteatro Umberto Bindi, Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure, la Wiener Volley Santa Margherita Ligure e l'associazione 123 Stella propongono un'iniziativa per i bambini dai 5 agli 11 anni, nella quale verranno coinvolti in giochi che andavano per la maggiore circa 40-50 anni fa, quando eravamo piccoli noi. Ebbene, mosca cieca, pampano, tiro alla fune, tiro alla fune è una specialità di Joel Roberto Capello, però per le altre eravamo fortini anche noi. Detto ciò, sempre domani alle ore 16, ma nell'ex convento dell'Annunziata di Sesto Levante, si terrà un incontro aperto al pubblico con Graziano Cutrona, autore televisivo che tra l'altro è risultato partecipe alla realizzazione di varie trasmissioni TV di un certo rilievo, vedi Colorado, Matricole Meteo, eccetera. Orbene, il tema affrontato in questo tête-à-tête con Graziano Cutrona sarà la comicità, con analisi e spiegazioni sul tema. Questo sarà rivolto soprattutto ai comici neofiti, i quali naturalmente potranno affinare il proprio lavoro artistico, ma anche a coloro i quali vogliono conoscere a fondo, nel dettaglio appunto, cosa vuol dire essere oggi un comico dal vivo e televisivo. Santa Margherita Ligure è ancora protagonista, ma con la quinta edizione di Musica e Musica, organizzata dall'associazione Melograno Onlus, alle ore 17 domani a Villa Durazzo. Qui verranno proposte famose arie liriche di Wolfgang Amadeus Mozart e ad eseguirle provvederà Musica Amica Ensemble con Giulia Filippi soprano, Giovanna Savino al flauto, Marco Cecchinelli al pianoforte. Ingresso libero, eventuali obbligazioni libere saranno utilizzate a favore della società appunto Associazione Melograno e per le sue iniziative. A Camogli alle ore 18.30, sotto le volte della chiesa di San Nicolò di Capodimonte, verrà proposto il concerto De Coloribus in Anima, quali interpreti la soprano recchese Chiara Bisso ed il baritono zoagliese Carlo Prunali, con loro Daniela Piras al flauto e Dennis Ippolito all'organo, a fungere da voce narrante Cinzia Macchia. E siamo allo sport. Da prima una notizia di calcio, registriamo un nuovo acquisto operato dalla Lavagnese. Il team bianconero infatti ha tesserato il difensore Luca Casagrande, classe 998, che è cresciuto nella Virtus Entella, nel settore giovanile della stessa, da prima ha militato nell'Under 17 e poi è transitato anche nella formazione primavera. Già a disposizione di mister Tabbiani nella trasferta che la Lavagnese andrà ad effettuare domani in quel di Stresa, provincia di Novara. Detto del calcio, rammentiamo che oggi e domani alla Spezia sono in programma i campionati italiani assoluti di Gozzi in Vetroresina per le categorie senior e junior maschile e femminile. Ricordiamo altresì che domenica scorsa a Moneglia si era svolta una gara nazionale appunto preparatoria a questi campionati tricolori e in quella circostanza ad avere la meglio sia in settore senior maschile che in quello femminile è stata la società Rimira Gianni Figari di Santa Margherita Ligure, la quale è tra le papabili anche appunto ai campionati italiani al titolo italiano 2018. Ma attenzione anche alle forze proposte in campo da altre formazioni tigulline, su tutte dal San Giorgio Portofino.
Questo naturalmente va in disputa oggi e domani. Oggi la disputa delle batterie e dei recuperi, domani mattina le semifinali, nel pomeriggio le finali tricolori. Passa un aratro chiamato dolore sui tuoi campi di gramigna e di peso. Nella tua vigna ci passa un fattore che gira la macina.
ed io ci semino a mano dei pezzetti d'amore sui tuoi campi di gramigneri riso e butto sognando come il tuo fattore e gira la macina e diventano pane. Ma che bella sarai di settembre, coi seni levigati, una proessa nel ventre, ed i miei occhi incendiati come la torcia di chi attende. Io, tra la noia e la ricerca dell'essenza, senza fiato, io, con Marco Veirana, presidente FIAB Tiguglio, parliamo di iniziative che riguardano l'associazione, anzi la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, non amanti, ma detto di essere precisa, una serie di eventi che promuovono l'andata in bicicletta per chi lo desidera nell'ambito del Tiguglio che va da Sestri Levante a Chiavari. Sì, come tutti gli anni, ormai dal 2012, dal 16 al 23 settembre, promuoviamo degli eventi nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. È un'iniziativa europea che ha la finalità appunto di promuovere l'utilizzo di mezzi alternativi ai mezzi a motore, quindi mezzi pubblici, bicicletta, piedi, perché la mobilità soffre, come sappiamo dai tragici eventi di Genova, di problemi notevoli. Noi abbiamo promosso diversi eventi. C'è un evento che dura tutta la settimana ed è una mostra fotografica che allestiremo a Palazzo Fasce a Sesti Levante. È un concorso che, come tutti gli anni, promuoviamo durante la settimana europea. Quest'anno il tema è la sicurezza, quindi il titolo è Vai sul sicuro. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19. In orario del comune di Sesti, sì, Palazzo Fasci. Esatto. Mentre il 23, quindi domenica, ci sarà un evento che coinvolge in realtà tutto il Tiguglio. Persone in bici che si radunano in tre punti diversi e che convergono. Esatto, domenica 23 settembre concludiamo la settimana con la ormai abituale pedalata che abbiamo chiamato Biciclettiamoci, come dal nome sulla mia maglietta, che vuole appunto promuovere nei cittadini che vorranno partecipare di Chiavari, Lavagna e Sesti Levante un'azione per rendere sicuro il percorso da Chiavari, Lavagna a Sesti Levante, il Lavagnà cosiddetto, in particolare le gallerie di Sant'Anna. Ricordo che l'anno scorso l'associazione ha raccolto più di 3.000 firme di cittadini e turisti che richiedevano appunto un percorso ciclopedonale sicuro tra Lavagna e Sesti Levante. Concluderemo la pedalata a Sesti Levante, a Palazzo Fasce, dove avverrà anche la premiazione del concorso fotografico
e il rinfresco finale. Ecco, ricordando che FIAB ha qui nel Tiguglio 105 iscritti, ma anche un luogo dove ripristina quelle biciclette che vengono ritrovate dai vari punti della polizia municipale di questi comuni e che vengono riattivate in qualche modo, rimesse a posto e riconsegnate con un piccolo contributo. Questa è una cosa davvero importante. Sì, è un'attività che facciamo ormai da anni, che ha un seguito, quindi nella nostra ciclofficina, nella sede di Sesti Levante, appunto recuperiamo bici che le polizie municipali di Chiavari, Sesti Levante e ora cercheremo anche con Lavagna, sequestrano e poi non vengono più reclamate dai cittadini, o che privati ci portano, ci donano e le rimettiamo in circolazione, perché lo scopo è quello di far circolare più biciclette possibili. Ecco, tutto quello di cui abbiamo parlato lo trovate sicuramente su fiabtiguglio.it, quindi il programma e quant'altro c'è da sapere, ma soprattutto l'invito a partecipare. Esatto. I dettagli della biciclettata finale, biciclettiamoci, li pubblicheremo a giorni sul sito www.fiabtiguglio.it. Invito tutti a partecipare. Previsioni meteo per domani, domenica 23 settembre. Cielo inizialmente poco nuvoloso sulla costa e molto nuvoloso nell'interno, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio anche sul lato costiero, con possibili piovaschi nelle ore serali. Venti dapprima moderati settentrionali a divenire in rotazione pomeridiana deboli meridionali. Mare mosso in mattinata con successivo calo fino a poco mosso nel tardo pomeriggio. Umidità su valori alti. Temperature sulla costa minima 17, massima 26, nell'interno minima 12 gradi, massima 30. La tendenza per lunedì 24 settembre. La giornata inizierà con deboli piovaschi, ai quali faranno seguito pomeridiane schiarite. Venti forti, mare mosso, temperature costa minima 15 gradi, massima 23, nell'interno 10 minima, 25 massima.